Volevo annunciarvi e cominciamo questa mattina parlando un po' del progetto Io Respiro. Cosa vuol dire? È prendere sempre di più coscienza per noi giovani under 100 sulle malattie respiratorie e la BPCO. Io non so chi di voi questo anno ha fatto la spirometria nei centri anziani, il soffio. Alzate la mano chi ha fatto le spirometrie. Bene, allora vi racconto innanzitutto gli esiti, che non sono stati bellissimi, anche perché quello che avevamo organizzato era di poter fare la spirometria a coloro che non hanno mai avuto un incontro con uno pneumologo che facesse la spirometria, ma soprattutto anche evitare di farla a quelli che già conoscono questa patologia, quindi sono affetti dalla BPCO, che è la broncopneumatia cronico-ostruttiva. Che cos'è sta cosa? Ok. Siete sicuri che questa è la mia presentazione? Sì. Flippa, ma va bene. Allora, la logica è che abbiamo la nostra categoria, che è una categoria che invecchia sempre di più. Se guardiamo la proiezione al 2017, il 21,9 aveva più di 65 anni e il 6,8 ne aveva più di 80. Se lo proiettiamo al 2025 passa al 24, al 2035 arriviamo al 28, mentre se ci proiettiamo al 2045 il 32,5% della popolazione avrà più di 65 anni, con un'incidenza dell'11,8% della popolazione con un'età superiore agli anni 80. Che cosa vuol dire questa slide? Questa slide vuol dire che se noi non apportiamo dei correttivi al nostro modo di comportarsi in salute, avremo delle problematiche per quello che riguarda l'assistenza. Diciamo che in questo momento gli over 65 di oggi non hanno avuto la fortuna di avere una grande scolarizzazione, e oltre il 53% di noi ha a malapena la scuola elementare, il 22% la scuola media, il 3% la qualifica professionale, il 14% il diploma di maturità e solo il 7,2% ha un diploma di laurea. Allora, guardate la prevalenza e l'aderenza alla terapia su questa patologia e andiamo a vedere che, se lo guardiamo a livello nazionale, il 3,1% di tutti gli italiani, secondo la letteratura, ha questo tipo di problematiche. Il problema è che è estremamente sottostimata. Perché è sottostimata? Soltanto il 23% della popolazione di tutte le età ha mai fatto una spirometria, e addirittura qui è mancanza di conoscenza, più o meno si arriva al 5% quelli che hanno fatto mai la saturimetria. Però questo è un dato sì, grazie. È che la prima riunione è sempre la più complicata della mattina, poi dopo uno entra nel ritmo. Però è un fattore culturale questo, perché adesso che ve lo scrivo, che ve lo spiego, sono convinto che tutti hanno fatto una saturimetria, altrimenti la dottoressa Marletta, che è qui con noi, che giunga un applauso dall'assemblea, che è il direttore generale del Ministero della Salute, dice che questi dati sono dati da pazzi. No, glielo dimostro, io sono convinto che passeremo dall'1,3 generale all'80%. Chi di voi purtroppo nella vostra vita ha subito anche un piccolo intervento chirurgico? Alzi la mano. Beh,
Abbiamo visto, dottoressa, quanti sono, no? Chi di voi, quando stava per essere operato, gli hanno messo quella cosa al dito? Ecco, quando vi mettono quell'oggettino, state facendo la saturimetria, che vi dice quanto ossigeno state incamerando. Quindi, non conoscendo che cos'è la saturimetria, è chiaro che si hanno questo tipo di risposte. Nella fase pilota abbiamo riscontrato, e questo è il primo dato, che il 20,2% di noi aveva una FEV1, un parametro inferiore dell'80%, che è l'indice di presenza della patologia. Se poi lo andiamo a vedere controllandolo, noi abbiamo visto che di 2.105 casi con ostruzione lieve e moderata, quello che è accaduto è che subito 837 sono andati a finire in prescrizione farmacologica e 171 non era consigliabile il farmaco, perché era un polmone ristretto da età e non da BPCO. Perché ci sono queste sottodiagnosi? Perché c'è una diversa percezione della malattia, perché molte volte costa fare questo tipo di indagini e a volte non ce lo si può permettere, perché noi cittadini tendiamo molto a sottovalutare i rischi e perché a volte c'è una differente sensibilità da parte dell'operatore sanitario. Allora, sappiate che la BPCO è progressiva. Vi do degli esempi molto semplici per poterla riconoscere. Avere più durante l'anno 2-3 volte un po' di tosse, le chiamate bronchiti, no? Oppure abbiamo difficoltà a salire un piano di scale, 2 piani e poi ci dobbiamo firmare. A quanti accade? Oppure quando balliamo dopo mezzo ballo non ce la facciamo più. Ecco, allora quello è il momento, un tamburo. Quello è un momento importante per poter dire al proprio medico di famiglia se forse è il caso di fare una spirometria. Cosa abbiamo fatto? Lo scorso anno abbiamo fatto 200 microconvegni, li abbiamo fatti in tutta Italia, poi abbiamo mandato un medico, allora un pneumologo è venuto a parlarvi della problematica, dopodiché abbiamo fatto che un altro medico è rimasto più giorni nelle vostre sedi e per ogni sede delle 200 sono state fatte 50 spirometrie per avere un campione rappresentativo elevato, ovvero 10.000 di noi, e il dato del 20,2 è sceso al 19,7, ma comunque è un dato estremamente grande, importante. Lo abbiamo realizzato con la Società Italiana di Pneumologia, con i medici di famiglia, ci siamo fatti aiutare dai sumaisti per quello che riguardava le refertazioni, i corpi che si sono prestati a fare le analisi erano noi del nostro gruppo di Senior Italia. Volevo dirvi e ad annunciarvi che nel 2020 ripeteremo questa grande campagna facendolo, sottoponendo agli anziani la stessa spirometria, però non a quelli che l'hanno già fatta, ma ad altri, perché dovremmo farne 3 milioni e 8 per riuscire a farla tutti. Tutto non è possibile, però abbiamo chiuso l'accordo con il partner industriale che ci darà una mano e ripeteremo ancora questo tipo di eventi. Volevo darvi questa informazione, volevo annunciarvela, volevo dirvi di non prendere sotto gamba questa patologia, perché è una patologia abbastanza antipatica, che si finisce, e noi di amici che ho visto già qui, ma anche nelle nostre sedi,
a volte si finisce camminando con lo stroller, che è quel, diciamo, il carrellino di fare quello della spesa, che però dentro c'è un oggetto più o meno a forma di parallelepipede che ci eroga l'ossigeno. Non so se l'avete mai visti. Proviamo ad evitare di andare a finire con questo stroller, questo soggetto, oggetto, perché comunque vi posso garantire che è una malattia abbastanza antipatica e soprattutto è una malattia progressiva se non si fanno una serie di accorgimenti affinché si riesce a tenerla sotto controllo. La mia presentazione di questa nuova progettualità è terminata, non so se il direttore generale vuole aggiungere qualcosa su questa problematica e poi passiamo ad un altro argomento. Salve, grazie. Solo due parole perché poi passiamo ad un altro argomento. Questa patologia è una patologia che comunque una volta scoperta, se non curata, diventa invalidante. Questo per dirvi che queste campagne di Senior Italia vi regalano anni di vita, cioè laddove scoprite, e questo è il risultato ogni anno, scoprite di avere una patologia, avete la possibilità di curarvi e quindi di riuscire ad avere qualche anno di vita in più, perché quello che veramente si sta certificando, al di là del fatto che dirò anche domani che il settantenne è uguale al cinquantenne degli anni 80, è che comunque il settantenne ha queste cronicità e se le scopre guadagna anni. La campagna del Ministero, fatta già da anni, è guadagnare salute, quindi siate consapevoli che queste campagne, che hanno un costo in spese da parte dell'organizzazione, in collaborazioni, in evidenze scientifiche che tirano fuori, sono per voi un vero guadagno in salute. Quindi grazie a Senior Italia avete qualche anno in più da guadagnare per ogni patologia che andate a verificare in più, per ogni controllo in più che fate, per ogni pezzo di prevenzione in più alla quale vi sottoponete. Quindi continuate così. Grazie. A dopo.